Tokyo Game Show 2014. Uno dei grandi protagonisti dello stand Sony è, come c'era da aspettarsi, Bloodborne. From Software ha portato infatti all'evento nipponico una nuova build che ci ha permesso di testare un po' meglio le dinamiche di questa, di questo sequel spirituale di Dark Souls. Lo stile di gioco è sempre in linea con i canoni dell'action RPG targato From Software, stavolta però la svolta, diciamo la componente action, è un po' più marcata. Abbiamo potuto provare ben 4 configurazioni per il personaggio principale, 3 delle quali permettevano di testare le nuove armi che hanno, diciamo, 2 stance fra cui è possibile switchare. Il numero di attacchi quindi a disposizione del protagonista è nettamente aumentato rispetto ai capitoli precedenti della saga Souls. In questa maniera quindi l'azione è un po' più ritmata e la presenza anche di un'arma da fuoco che va a sostituirsi al classico scudo permette di fare delle tattiche un po' diverse, più basate, diciamo, sull'aggressività e meno attendiste rispetto a quelle a cui From Software ci aveva abituato. La demo ci ha permesso anche di assaggiare le qualità tecniche della produzione, che sono davvero eccezionali. Al di là di una componente artistica molto cupa, molto malata, che fa parte, diciamo, dello stile del designer Miyazaki, c'è una eccezionale utilizzo delle potenzialità hardware della console, che qui si manifestano in texture con degli ottimi effetti, con degli ottimi shader, ma anche in una modellazione poligonale delle città, delle architetture e dei personaggi principali e dei nemici, che è veramente eccezionale. Dobbiamo anche rassicurare chi si stava preoccupando della difficoltà. Una delle grandi novità di Bloodborne è infatti la possibilità di recuperare parte dell'energia perduta dopo ogni colpo semplicemente attaccando i nemici che ci hanno danneggiato. Qualcuno si lamentava che questa introduzione avrebbe potuto smussare un attimino il livello di difficoltà, per cui ormai la saga Souls è diventata conosciutissima. Dobbiamo dire che abbiamo trovato la demo abbastanza impegnativa. Il fatto è che infatti il numero di nemici è aumentato, che è facilissimo restare accerchiati, quindi entrare in una situazione ben pericolosa che porta inevitabilmente al game over che incontreremo più e più volte. Insomma, la demo ci ha lasciati complessivamente abbastanza soddisfatti. Si sottolinea appunto uno stile ancora più malato, ancora più sanguigno rispetto a quello dei Dark Souls. Anche il design dell'ambientazione diventa un po' più aperto, quindi c'è un po' più spazio all'esplorazione, c'è meno linearità. Dobbiamo ovviamente ancora assaggiare tutte le caratteristiche e il bilanciamento del titolo, capire anche come sarà sviluppata la progressione del personaggio, ma per il momento impressioni più che positive per il titolo sviluppato da From Software in collaborazione con Japan Studio e in esclusiva su PlayStation 4.